Ciao a tutti ragazzi dal vostro Ice Freedom, bentornati o benvenuti sul mio canale. Allora, sono ancora su Gran Turismo Sport, in quanto c'è un mio amico che ha qualche difficoltà a completare una missione in sfida missioni. Andiamo un po' a vedere di quale sfida si tratta. Allora, mi ha detto fase 6, sfida 8. Allora, gara di resistenza su 30 giri GP Autodromo Lago Maggiore, con il Porsche 911 RSR 991 del 2017, che vedete lì in immagine, del gruppo 3. Ecco, allora, la gara, ragazzi, dura più o meno un'ora, un'ora e cinque, lì in giro. Non vi posterò tutta la gara, vi posterò solo i momenti dei box e il finale, per far vedere che la strategia funziona. Ecco. Ci vediamo tra poco in gara, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, all'inizio della gara. Allora, opzioni di guida e aiuti alla guida. Allora, io uso il cambio manuale. Mi piace usare il cambio manuale sequenziale appunto sul volante, mi diverto un casino. Voi potete anche usare il cambio automatico, va benissimo anche quello, è perfetto. Gomme anteriori e posteriori, io direi di lasciarle dure fino al prossimo box, forse non cambiamo neanche lì, le cambiamo al secondo box. Controllo trazione sul 2, macchina motore posteriore con trazione posteriore. Sul 2 è perfetta. Aiuti alla guida, io uso solo i coni, ragazzi, mi piacciono i coni, quindi uso solo e sempre i coni. Resto tutto disattivato, a parte l'ABS predefinito. Voi potete usare quello che volete, è indifferente, qua è a vostra scelta. Ok, poi vediamo in basso a destra la mappatura carburante, la lasciamo a potenza al massimo, così da poter recuperare più presto possibile, perché partiamo ventesimi, dobbiamo arrivare primi, abbiamo 30 giri, sì, però non si sa mai. E niente, partiamo per la gara, come già detto prima, ragazzi, sì, arriverò a un certo punto, taglierò il video, passerò direttamente ai box. Perché già la gara dura un'ora, un'ora e cinque più o meno lì in giro. E quello che conta di più, la strategia, sono i box. Poi il resto ve l'ho già appena spiegato, la mappatura carburante, bilanciamento dei freni, lasciamo a zero, e traction control sul 2. Perfetto. Dai, andiamo ragazzi, facciamo due o tre giri assieme. Andiamo all'attacco a pieno gas. Riusciamo a sorpassarla qua? Mi sa di sì, eh. Allora, continuano a frenare, non so io. Sei fuori dalla curva sul dritto, cosa freni? Abbiamo ancora 5 giri di carburante, 5,2. Diciamo all'esterno. Diciamo all'interno, rallentano con la curva lì, non riesco a capire perché rallentano, ma va bene. Siamo a 36 secondi dal primo. Ok,
Poi ci sono le fermate di box, eccetera, eccetera, da 30 giri da fare, quindi. Cazzarola, mi ha sbilanciato un posto qua, che ha frenato così alla Cristo Santo lì. Allora, Novikov. Ah, tagliatele pure quelle curve lì, tanto non vi dà penalità né niente. Anzi, avete visto, il cono è ancora più interno, quindi tagliate. Porca troia. Questo qua frena, lo sapevo io. Allora, benzina ancora per 4 giri, va bene. Eccoci qua ragazzi, alla fine del sesto giro ci troviamo a dover andare in box perché ho ancora carburante per 0,1 giro restante. Praticamente oh cazzo! Puttanazza troia, non me l'aspettavo che andava in box. Allora, gomme non le cambiamo, si sono consumate veramente pochissimo. E riforniamo al massimo 99 litri, facciamo il pieno del pieno. Comunque sono entrato ai box, ero in quinta posizione. Dopo 6 giri. Porca troia. Uscita un po' del cazzo dai box, eh. Quando il pilota automatico passi al manuale, sempre un po' una... Ah, c'è più accelerazione al Lamborghini, anche al Viper, guardali come staccano. Roba in frenata invece non ne hanno però. Cioè, abbiamo il nonno davanti, scusa nonno, fammi passare. Ma che cazzo? Come frenano? Già vai piano, cosa freni così? Fattura carburante lasciamo sempre a potenza al massimo, perché sennò vedete il Lamborghini come ci prende lì dietro. Insinuoso, insinuoso, guardalo. Il primo si è fermato ai box, lo sverniciamo. Sverniciamo malapena, perché uscirà proprio quando passo anch'io. Riuscito a passare proprio
poco prima. No, non ci avevo mai fatto caso, scusate ragazzi, lo vedo adesso. Ridicolo, va bene. Ci sono auto anche del gruppo 4. Per esempio la macchina gialla lì, il Subaru VRX, ma è del gruppo 4. Quindi ci sono auto del gruppo 3 e del gruppo 4, va bene, ok, d'accordo. Quelli sono quelli lenti che poi ti fanno da tampone qua, là, eh. Come il Mustang qua, di gruppo 4, quello che era così lenta. Come rallentano. Siamo secondi. 4 secondi e mezzo dal primo. Vermeso, Vermiglio, ehi, Ermiglio. Eccoci qua ragazzi, box dopo, mi trovo in prima posizione, questo qua che frena malamente lì, e a 17 secondi di vantaggio dal secondo. Qua manteniamo ancora le dure, facciamo non cambiare. Benzina, facciamo il pieno. Ecco, Bermeio si è fermato anche lui ai box adesso. Quindi io esco e sono ancora primo, quindi. Non poteva andare meglio di così, diciamo. Vediamo l'intertempo, lo di distacco, è già resettato, sì. 20 secondi di vantaggio. Sì. 20 secondi a 3 di vantaggio. Abbiamo fatto carburante per 5,5 giri. Prossimo box cambieremo anche le gomme. Dopo un po' cominciano a perdere. La che intraversata, Figaro. Eccoci qua ragazzi, bello da rientro.
Andiamo ai box. Qua montiamo le gomme medie e facciamo rifornimento al massimo. D'accordo, cambiamo dalle gomme dure, mettiamo le gomme medie. E adesso le gomme dure 18 giri li fanno, ma di più dopo si perde solo tempo. Vermeio si è fermato anche lui ai box. Adesso con le gomme medie possiamo essere un po' più aggressivi. A 7 secondi e mezzo di vantaggio. Dobbiamo andare ancora una volta ai box. Poi vediamo l'ultimo box, vediamo come regolare un po' la mappatura carburante. Forse sì, di finire la gara senza dover rientrare. Mancano due giri. Il stacco è aumentato leggermente, 2 secondi e mezzo, leggermente, non tanto. Ma... secondi di distacco, ho aumentato ancora.
comunque direi che la strategia funziona bene. Fare 18 giri con le gomme dure, le prime, quando entrate in gara. Fermate 2 volte i box senza cambiare le gomme, solo rifornendo. Terzo box, cambiate le gomme, mettete dalle dure, mettete le medie, rifornite al massimo. Ci vediamo al prossimo box, ragazzi. Eccoci qua ragazzi, al prossimo box e ultimo 24esimo giro, alla fine del 24esimo, porca troia, siamo in vantaggio di 40 secondi dal secondo. Allora direi di cambiare anche le gomme, mettiamo ancora medie, riforniamo al massimo. Giri giusti la benzina. Abbiamo iniziato il 25esimo giro, direi che è perfetto. Aspettiamo che si resetta l'intertempo tra me e il secondo. Qualcosa che non va nell'intertempo perché è fermo, è fisso a 43.236 da... Ah, ok, ecco, adesso si è sbloccato. Quarantadue. Avremo 5 giri alla fine, a meno che non andiamo a sbattere male da qualche parte, come è successo nell'Nürburgring, l'ultimo giro. Dovremmo arrivare alla fine senza problemi. Bello, lo so, passa che qua adesso però... Thank you.
42,8, mancano 3 giri e mezzo. Ho rischiato lì, ho preso un po' l'erbettina. Fortuna ho mollato il gas. Non mi giravo di bestia. Quattro secondi. Adesso finiamo la gara assieme, ragazzi. Scusa, non sto sportellando, ma visto che sei largo. Ci siamo in due. So che questa gara qua fatta col DualShock 4 è abbastanza dura, che dopo un po' penso che hai le dita che implorano pietà, pure di fare le curve, tirare il gas, tirare il freno. Il mio amico ieri mi ha detto che c'ha le dita consumate, quindi... col volante, ragazzi, è tutto più semplice. So che volante a pedaliera costano un po', però se fai quella spesa una volta poi ce l'hai lì, non è che ogni volta che esce un gioco di guida devi comprare un volante nuovo.
Ecco, pensavo che stringeva, invece no, è stato largo, bastardo. Porca troia, scusa. Dove sei? Ma che farmi perdere tutti i 40 secondi di vantaggio che ho, eh? Il tuo Citroën. Manca ancora un giro, abbiamo 40 secondi di vantaggio. Voilà, stai lì dietro. Comunque sì, 5 box, primi due fate solo rifornimento senza cambiare le gomme, poi il terzo cambiate le gomme, mettete le morbide, fate il pieno, quarto anche, mettete le morbide ancora e fate il pieno. Forse ho detto qualche box di meno o di troppo. Forse ho contato dei box. Ma sono 5 i box. Stavolta sono arrivato fino qua in secondo, eh. Secondi, vabbè, ho perso qualcosina, però. Perché sto facendo delle cazzatine. È per colpa del Citroën prima che mi ha fatto un po' da tappo lì e là. Qua sì, 5 box. Voilà, 36, 35 secondi di vantaggio, 36 secondi esattamente quasi. So che quelli col DualShock 4 devono impegnarsi un po' di più, ma vabbè, ce la si può fare tranquillamente, direi. Beh, ragazzi, vi auguro una buona fortuna, auguri per questa gara, per chi ne avesse bisogno, e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi, statevi bene. Ciao ragazzi, ciao.